Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo il successo del Mi Drone in versione 4K o in versione Full HD, comunque del Mi Drone, il drone di Xiaomi, la stessa Xiaomi ha finalmente deciso di rilasciare un nuovo drone. Questo ovviamente era nell'aria perché si sapeva che sarebbe arrivato dopo comunque un periodo di attività del Mi Drone un nuovo drone, però quello che invece Xiaomi non ha fatto è presentare un drone pieghevole, che poi è una cosa che nella mia testa era scontata, invece no, e questa cosa secondo me non è stata una mossa intelligente da parte di Xiaomi, perché comunque il successo dei droni ad uso consumer è comunque dato dal fatto dei droni ad alta portabilità. Diciamo che i droni hanno iniziato a diventare un oggetto importante da quando DJI ha rilasciato droni pieghevoli, soprattutto droni pieghevoli di alta qualità. Quindi mi aspettavo che Xiaomi, dopo avere comunque venduto molti pezzi con il Mi Drone, ma che comunque non ha mai potuto competere con DJI per il fatto della portabilità, quindi mi sarei aspettato che anche Xiaomi a questo punto rilasciasse un drone pieghevole, e invece questo non è successo. Ha presentato un drone sì un po' più portabile del Mi Drone, ma non portabile, quindi questa cosa non mi ha entusiasmato. Quindi sì, ok, bello, arriva un nuovo drone Xiaomi, però al di là delle caratteristiche tecniche che tra poco andiamo a vedere, la cosa principale, che era l'alta portabilità, che era quello che mi aspettavo che Xiaomi facesse, anche lei non ha fatto. Comunque il nuovo Xiaomi si chiama Fibi A3, adesso lo andiamo a guardare nelle sue caratteristiche tecniche. Ovviamente niente di trascendentale, perché comunque il prezzo è veramente basso, quindi anche le caratteristiche non sono niente di allucinante, però sono caratteristiche discrete. Allora, ovviamente il drone pesa 560 grammi, non è leggerissimo, non è pesante, è un po' più pesante del Mavic Air, molto più pesante se stiamo a guardare in percentuale di grammi rispetto allo Spark, che poi secondo me è il suo diretto tra virgolette competitor dal punto di vista delle caratteristiche tecniche pure, anche se poi in realtà secondo me c'è poco da competere con lo Spark. Ovviamente c'ha la posizione GPS, c'ha la distanza a cui può arrivare, che è di 1 chilometro, perché anche questo, come l'Husqvarna Zino, cioè il nuovo drone ripieghevole di Husqvarna che deve uscire, ha solo la frequenza 5,8 GHz e tuttora mi domando come facciano ad arrivare a 1 chilometro di distanza, perlomeno in modalità CE, boh, non lo so, non mi capacito, secondo me no, ma anche in modalità FCC, ni, quindi boh, vedremo. Comunque l'Husqvarna Zino quando mi arriverà faremo un range test e vedremo se veramente farà 1 chilometro di distanza, comunque ci si avvicina, poi dopo ovviamente quello è variabile in base alle condizioni che ci sono intorno a noi. E quindi anche questo 5,8 GHz e 1 chilometro di distanza. Dopo massima altitudine 500 metri, la velocità intorno ai 60 km/h, quindi buona, cioè direi una bella velocità. Ovviamente il posizionamento tramite GPS e GLONASS, quindi come la maggior parte dei droni ormai attuali. Poi la batteria che dura 25 minuti, quindi niente male. Un'altra cosa che poi ha interessante è il radiocomando con il display incorporato. Questo lo trovo molto interessante e utile, soprattutto in questa fascia di prezzo. Dopo bisogna vedere la qualità del display, però diciamo che nasce per l'utilizzo senza smartphone, nel senso che tiriamo fuori il nostro radiocomando, pronti partenza, decolliamo, ed è una cosa che secondo me è molto interessante e la trovo anche utile. Questa funzione, avendola all'autelivo, ogni tanto mi capita di usare direttamente il radiocomando con il suo display OLED in HD, e anche qua con il nuovo Xiaomi usiamo direttamente il display del controller, però diciamo che la qualità video non è come quella dell'autelivo, dove la risoluzione del display è in HD, mentre qua è una risoluzione molto più scarsa, perché è un 720x480, quindi più scarsa dell'HD, quindi una risoluzione non granché. Però diciamo che l'utilizzo è pratico. Poi la stabilizzazione del gimbal su due assi meccanico, il terzo asse elettronicamente, cioè questa stabilizzazione è un po' come quella dello DJI Spark.
Quindi è questo già una cosa che li mette sullo stesso, diciamo, piano a livello di categoria, perché tutti e due con un gimbal stabilizzato su due assi e con il terzo asse stabilizzato elettronicamente. Ovviamente anche la risoluzione video è la stessa, cioè un Full HD a 30 fps come lo Spark, perché ovviamente secondo me stabilizzare un 4K non con un gimbal a tre assi diventa veramente dura e anche soprattutto mettergli i 60 fps. Tipo fare un Full HD a 60 fps con una stabilizzazione meccanica su due assi, mentre il terzo asse stabilizzato elettronicamente diventa una, secondo me, difficoltoso stabilizzarlo bene. Quindi, secondo me, con una stabilizzazione così, con questo gimbal, adesso per avere una stabilizzazione buona, il massimo della risoluzione, secondo me, è questa, Full HD a 30 fps. Poi, una cosa interessante che ha è la DI porta, cioè una porta dove si potrebbe collegare, diciamo, tra virgolette, degli oggetti esterni e poi essere comandati direttamente dal nostro controller. Ma perlomeno dovrebbe essere una cosa di questo tipo. Quindi una cosa che potrebbe essere interessante, una cosa, tra virgolette, nuova tra i droni di questa categoria. Le funzioni di volo sono le più comuni che si trovano adesso nei droni attuali, cioè il return to home, il follow me o il ritorno a casa nel caso di perdita di segnale, cioè queste funzioni che diciamo ormai hanno tutti i droni moderni. Quindi ragazzi, dal punto di vista tecnico niente di esagerato, ma neanche di scarso. Ovviamente dopo è da vedere come queste cose vengano fatte, nel senso che anche la stabilizzazione, ok, come quella dello Spark dal punto di vista tecnico. Ma dal punto di vista pratico poi è da vedere se la stabilizzazione è buona come quella dello Spark, la stessa cosa la fotocamera, se è a livello di quella dello Spark o meno, però poi diciamo tutto il resto non mi convince perché, o meglio, non è che non mi convince dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista dell'idea, nel senso che secondo me Xiaomi ha sbagliato in questo momento a lanciare un drone di questo tipo, nel senso che con l'arrivo di Usbanzino, che è più o meno nella stessa fascia di prezzo, cioè non è uguale, ma quasi, perché se noi andiamo a guardare questo drone che adesso è in preordine a 227 euro su Banggood, se noi andiamo a guardare l'Usbanzino in preordine a 351 euro, sono circa 130 euro di differenza, che non sono pochi. Anzi, sono una bella cifra di differenza, però anche il drone dal punto di vista tecnico, secondo me, è tutta un'altra cosa, nel senso che abbiamo un drone che è in grado di registrare a 4K, mentre il nuovo Xiaomi registra solo in Full HD. A questo ha un gimbal stabilizzato a tre assi meccanicamente, mentre il Xiaomi su due assi. Quindi, già queste cose sono, tra virgolette, un handicap per un prodotto che arriva adesso sul mercato. Ma la cosa principale è poi la portabilità. Abbiamo questo Usbanzino che in questa fascia di prezzo, comunque, perché comunque il range, ok, che va dai 200 ai 400 euro, questo ci sta dentro benissimo l'Usbanzino, come ci sta dentro il nuovo Xiaomi. Però questo è pieghevole, cioè questo quando lo andiamo a chiudere è come questo, cioè è simile a questo che è l'Usbanzino. Quindi quando lo andiamo a chiudere ha un ingombro che veramente diventa praticamente così. Ok? Mentre il nuovo Xiaomi, comunque, anche se non ha un corpo grosso, ma con i braccetti fissi e tutto, abbiamo una sventola che è così. E dove cavoli la metti? Nello zaino? Sì, ma che ingombro ha? E in più, non contento, Xiaomi non ci ha fatto le eliche pieghevoli come quelle dello Spark, dove innanzitutto lo Spark è più piccolo a livello di dimensioni di bracci, di corpo, quindi è già piccolo, anche se non è un drone richiudibile, è piccolo. E in più ha le eliche richiudibili, quindi è un drone che comunque rimane piccolo sebbene non è richiudibile. Mentre questo Xiaomi non si richiude, ha dimensioni belle grandi, perché comunque stiamo parlando di un drone che rimane grande così, cioè quindi un drone importante dal punto di vista di ingombro, e le eliche che dobbiamo andare a togliere e mettere ogni volta che dobbiamo fare volare il drone e poi metterlo nello zaino. E anche questa cosa non mi piace, perché allora fagli ste cavoli di eliche richiudibili, perché è vero, mi dai il radiocomando che posso prendo in mano il drone e posso farlo volare in un secondo, però prima ci devo montare le eliche.
e questo non mi è piaciuta come cosa di Xiaomi. Cioè, secondo me, al di là delle caratteristiche tecniche, che vabbè, non sono niente di che, però a questo prezzo, cioè, ripeto, il drone di Xiaomi è adesso in prenotazione a 227 euro su Banggood, veramente il prezzo è buonissimo. Però secondo me anche a 227 euro, se non è comodo da portare in giro, non è comodo. Non è che a 227 euro diventa comodo, mentre se ne costa 300 è scomodo, è sempre scomodo. Quindi non so, non mi ha convinto in queste cose. Poi dopo, dal punto di vista estetico, sì, niente di che, cioè sembra un po', non è, di sicuro non è un prodotto di alta qualità a vederlo. Il radiocomando bello con il display, però ripeto, un display con una risoluzione abbastanza scarsa, perché non è una risoluzione neanche in HD, mentre tipo l'Autelivo ovviamente è un'altra fascia di prezzo, tutto quello che volete. Però il display OLED all'interno del radiocomando è un display OLED in HD, mentre qua, come vi dicevo prima, ha la risoluzione di 720x480, quindi una risoluzione abbastanza scarsina. E quindi, ragazzi, le mie considerazioni sono queste. Secondo me Xiaomi ha lanciato sì un prodotto, diciamo, buono per rapporto prezzo-prestazione, perché costa veramente poco, e quello che dà, secondo me, non è male per quel prezzo. Però secondo me, dopo il Mi Drone avrebbe dovuto lanciare un drone richiudibile, perché comunque tutto il mondo dei droni consumer sta andando verso, quella direzione. Quindi fare tuttora un drone, appena un po' più piccolo di un Mi Drone, che però quando me lo metto nello zaino mi occupa un sacco di spazio e non è pratico, devo pure smontarci le eliche e tutte queste storie, e soprattutto adesso con l'arrivo dell'Ux Vanzino, non la vedo una grande genialata da parte di Xiaomi. Poi, dal punto di vista tecnico, quello che sarà o meno, si vedrà quando uscirà, però adesso sicuramente non mi ha entusiasmato come invece ha fatto l'Ux Vanzino, perché comunque nel suo rapporto prezzo prestazioni, portabilità, tutte queste cose sulla carta mi ha entusiasmato, perché ho detto: cavolo, a quella cifra comunque viene dato tanto. Qua questa cifra sì, viene dato tantino, però perdiamo troppo nella portabilità, quindi non lo so. Per l'utilizzo che ne faccio io dei droni, una portabilità del genere veramente no. Quindi, ragazzi, se questo video con le mie opinioni, le mie considerazioni su questo Fimi Xiaomi A3 vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!